Bari perde Simeone Di Canio a Brescia, aveva 80 anni ed era malato da tempo. Imprenditore del settore immobiliare, due volte primo cittadino sotto le insegne azzurre, e lui a vincere al primo turno le prime elezioni comunali a suffragio diretto nel 95, è sempre lui che 4 anni dopo viene riconfermato in fascia tricolore contro il centro-sinistra a trazione DS di Beppe Vacca. È l'epoca d'oro del centro-destra a trazione tatarelliana, lo stesso che porterà il filosofo Franco Sorrentino in provincia e poco dopo il prof Salvatore Di Stasio in regione. A fine mandato i tempi sono cambiati e Luigi Lo Buono non riesce a raccoglierne il testimone, lasciando le chiavi a Michele Emiliano Simeone, come lo chiamano in città. Gli lascia in eredità il finanziamento europeo del piano Urban, nato nel 94 per recuperare le aree difficili di 118 città europee con 900 milioni di euro. Tra le 16 città italiane, 4 sono pugliesi, compreso il progetto per la completa riqualificazione di Bari Vecchia e del suo trascurato patrimonio da 8.000 abitanti. Nel 2006 corre alla Camera da deputato, nel 2008 la riconferma, un anno dopo sarà richiamato in città per provare a impedire il bis di Michele Emiliano, il miglior sindaco di Bari, e il suo claim, ma non ce la fa. Eppure tra i due non c'è una voragine, tanto che quasi 10 anni dopo si ritrovano nella stessa metà campo, Emiliano in regione da presidente, Simeone alla guida di Acquedotto Pugliese per volontà dello stesso governatore e il suo ultimo incarico pubblico, Unanimi Ore, il cordoglio delle forze politiche. Un'azienda che lavora quotidianamente con attenzione su questo bene primario. Noi distribuiamo un bene del quale la popolazione, l'umanità, non può farne a meno. Quindi questo è lo spirito che ci spinge ogni giorno a lavorare nell'interesse delle nostre popolazioni.